Bentornati a una nuova puntata di Mille e una Storia, la rubrica di TCF in cui parliamo di lettura, di scrittura e anche di cinema. Come sempre io attendo le vostre mail con i vostri scritti e i vostri racconti che poi leggerò qui in trasmissione insieme con voi. Così come oggi facciamo con Chiara, la nostra ospite, che ha scritto alla redazione di Mille e una Storia raccontando un suo incontro molto particolare che più tardi ci condividerà. Ma prima di ascoltare il racconto di Chiara, voglio aprire la puntata con la lettura di un bellissimo testo teatrale scritto dalla nostra grande Margaret Mazzantini. È stato un testo scritto per suo marito, per Sergio Castellitto, e già con il prologo leggiamo proprio una piccola chicca, un piccolo gioiello su cosa sia la scrittura. Voi sapete che questa trasmissione nasce dall'esperienza fatta durante i corsi di scrittura creativa e autobiografica di Antescriptum. E dunque, cosa meglio di un autore importante come Margaret Mazzantini che ci spiega, a parole sue, cosa vuol dire scrivere? Scrivere è un lavoro da sfaccendati. Ogni motivo è buono per mollare, per uscire dalla clausura. Esci con la scusa di una cartuccia d'inchiostro per la stampante e ti perdi a zonzo. E questo bighellonare certe volte ti premia, fai l'incontro giusto, qualcuno o qualcosa che ti porterai dietro. E così è stato anche stavolta. Sono uscita e ho incontrato un tipo che incontro spesso nel mio quartiere, un barbone con cui ho una certa confidenza, uno che viaggia vino e cipolle, accanto a un canetto sfibrato tenuto da uno spago. Ecco, adesso Mazzantini spiega. Cercavo una buona idea per Sergio Castellitto, qualcosa per il suo talento d'attore, perché gli attori hanno questa possibilità di sbracare, di prendersi una vacanza dalla normalità e di essere ben pagati e applauditi per questo. Hai la possibilità di vergognarti senza che nessuno se ne accorga, di piangerti qualcosa di solo tuo in mezzo a un cumulo di bugie. E così ho pensato, scrivo di uno che sta in strada, senza sociologia, solo un'anima che vaga, che strepita. Non ho scelto uno che guarda in terra, ho scelto uno che avesse ancora voglia di guardare in faccia la gente. È lurido, come tutti i barboni. Indossa un vestito color birra, di un tessuto che luccica, preso a un centro di raccolta e che magari è il vestito di un morto. Due mollette da panni stringono i pantaloni al polpaccio, scarpe con le suole lisce come dorsi di canoa. Si chiama Zorro, questo ragazzo di mezza età. Zorro è infatti il titolo di questo monologo. È Zorro come lo spadaccino nero, Zorro come un cane, perché questo barbone che si chiama Zorro si accompagna a un cane che a sua volta si chiama Zorro. E ancora Mazzantini dice: mi sono divertita a farlo parlare perché scrivere per il teatro è una vacanza e mi sono commossa perché scrivere di quest'uomo sfortunato mi ha commosso. Ho sempre pensato che la marginalità nella sua terribile durezza sia un osservatorio privilegiato. Così, queste persone che se ne vanno per i fatti propri, borbottando, imprecando, con un vespaio di strani pensieri in testa, mi sembrano il sale della terra, un buon motivo per restare, per festeggiare la vita. Ecco qui Mazzantini proprio introduce il personaggio a cui dopo darà voce con questo magnifico monologo. Zorro è un barbone, un eremita sul marciapiede, uno sbrancato e quindi, come dire, vive sulla strada e credo che sia un testo abbastanza duro ma anche con una sua dolcezza dentro. In realtà io mi sono ispirata, come spesso accade, a una persona che veramente conosco, che è un barbone che stazionava vicino a casa nostra e lo incontravo spesso fuori dal supermercato, io facevo un po' di spesa, gli lasciavo qualche cosa e lui non sempre era disponibile ad accettare, spesso insomma, anzi mi maltrattava eccetera e credo che poi sia una persona che ho incontrato tante volte. Poi c'è una cosa di Zorro che mi piace molto, che ho messo nel testo, e che lui non accetta l'elemosina, no? Dice: io sono sulla strada ma non ho chiesto nulla. E questo mi è capitato diverse volte, di dare qualche cosa anche con i miei figli, ogni tanto insomma avviciniamo dei barboni così, di dare qualcosa e quello di dire: no, ma io non voglio nulla, io sto bene così. E mi ha sempre profondamente colpito, no? Questa grande dignità, perché poi sulla strada c'è un po' di tutto, è come una cartina di tornasole del nostro mondo in realtà, e quindi ci sono diverse tipologie umane. Sicuramente è una scelta durissima, una scelta sì,
perché insomma un anno sulla strada ti invecchia come 10 anni in una casa, nella tranquillità di una casa. E conclude: Zorro mi ha aiutato a stanare un timore che da qualche parte appartiene a tutti, perché dentro ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c'è questa estrema possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare. I barboni sono randaggi, scappati dalle nostre case, odorano dei nostri armadi, puzzano di ciò che non hanno, ma anche di tutto ciò che ci manca. I barboni sono come certi cani, ti guardano e vedi la tua faccia che ti sta guardando, non vedi quella che hai addosso, magari vedi quella che avevi da bambino, quella che hai certe volte che sei scemo e triste, quella faccia affamata e sparuta che avresti potuto avere se il tuo spicchio di mondo non ti avesse accolto, perché in ogni vita ce n'è almeno un'altra. Con questo bellissimo prologo, Mazzantini ci introduce all'incontro con il barbone. E qui Zorro parla di sé. Zorro ha fatto la scelta di vivere con un guinzaglio al collo, perché ha avuto un trauma infantile che era quello di aver perso un cane, e questo trauma ritorna nella sua vita. Insomma, alla fine, come dire, sceglie di fare la vita, quella che si dice la vita è una vita da cane, e quindi una vita da randaggio. E questo è Zorro, e quindi ed è una scelta forzata, perché poi insomma ognuno non ha neanche potuto permettersi di scegliere. Si trova sulla strada, però lì in qualche misura ritrova una seconda dimensione della sua esistenza, una seconda vita. Infatti a un certo punto dice: sì, è vero, magari ecco, sei qui sul marciapiede con le mosche negli occhi, non ti rubano le scarpe, ti rubano quel poco che hai, non sei veramente più nulla, poi però un giorno ti svegli e ti accorgi invece che questa vita qua c'ha un grande valore comunque, è comunque una vita, no? E in qualche misura la strada diventa come un osservatorio privilegiato, come guardare il mondo, no, dal basso in alto, guardare le scarpe che passano, le facce, eccetera, no? In questo mondo frenetico in cui tutti corrono, in cui tutti devono per forza arrancare da acciuffare qualcosa, lui in fin dei conti può permettersi, come dire, di vivere nei tempi morti, di vivere. E questa è una risorsa. Poi naturalmente, voglio dire, non è poi la strada non è soltanto una scelta poetica, una scelta durissima, una scelta violenta, una scelta costretta. Naturalmente è un personaggio letterario e quindi lui è un po' più poetico e quindi parla di una scelta. Come dire, c'è una parte di te che sceglie e l'altra, come dire, che lui parla del calcio del destino. Ecco, a Zorro il destino gli ha dato un bel calcio. D'estate mi lavo in strada. Mi sbrigo perché c'è sempre quello che c'ha da ridire. Che la fontana è un servizio pubblico, perché l'auto ce la puoi lavare, puoi fare un porcaio di detersivo e io, che sono ecologico, che non faccio schiuma, io ti do fastidio. Non voglio discutere, mi sbrigo, c'ho tecnica. Vado prima col busto, una sciacquata di ascelle, si perdona a tutti, anche a un barbone. Poi mi guardo in giro, guardo se sgombro e vai. Vado sotto col capo, una botta di Marsiglia, che quello non inquina. C'ho tanti capelli, ho una condanna. Mi dico: tirateli via, Zorro, a che ti servono? Mi fanno compagnia. Dove dormono i barboni? Qualche notte la passo in stazione e i ferrovieri mi ci lasciano stare, che io sono gentile, gli faccio il sorriso. Prendo l'ultimo treno della sera, mi metto lì, buono buono, con i pendolari. Ascolto le chiacchiere, guardo le facce, mi immagino che roba li aspetta a casa, nel piatto, nel letto. E loro pensano che anche io sono uno che torna dal lavoro. E poi resto solo sul vagone a sentire gli scambi sotto le ossa. Resto fino a che il treno si ferma, e allora è come se si ferma il cuore. Ma direi che la scelta che lui fa non è tanto la scelta di andare a finire sulla strada, ma è quella di non tornare indietro. La scelta che ha fatto è quella di non tornare indietro. Forse in una prima fase avrebbe potuto tornare indietro, avrebbe potuto chiedere scusa, avrebbe potuto chiedere la possibilità di essere rimesso dentro quella normalità. La scelta che fa è quella di disancorare, sai, quando tagli la corda che tiene l'ancora e sei libero in mare aperto. Libero vuol dire essere solo. Anche perché difficilmente dalla strada si torna indietro, in realtà non si torna quasi mai. Esatto. Qui dice: infatti non si può tornare indietro, al mio destino. Io immagino Castellitto recitare questo monologo e mi vengono i brividi. E ancora, il regalo della strada. C'è un regalo che la strada ti fa, il tempo. Ti sembra un regalo brutto, solo noia, ma non è vero. Perché se tu alla testa gli dai il tempo, quella lo moltiplica.
e sono tante sensazioni belle. È come nuotare nel mare senza averci il pensiero di dover tornare sulla spiaggia. Io ho tempo. Nessuno mi corre dietro. Nessuno mi aspetta. Sì, i primi tempi qualcuno mi ha reclamato, poi mi hanno dato per disperso. Amen. E la giornata di Zorro si conclude così. Stasera sì. Stasera vado al diurno e mi faccio la doccia. Mi scortico d'acqua bollente, ne ho voglia. E se trovo Simonetta, quella che pulisce tutti i gradini della scala mobile, quella che quando le do indietro l'asciugamano non lo butta subito nel secchio, ma se lo tiene vicino, l'asciugamano dove mi sono asciugato io. La invito a mangiare un gelato da McDonald's. Magari ci viene, magari mi dà un bacio. Questa è la storia di Zorro, raccontata da Margaret Mazzantini e recitata in un monologo da Sergio Castellitto. Faremo tra breve l'incontro con un altro barbone, e non solo con un barbone, ma con diversi tipi di umanità, perché Chiara ci descriverà il suo incontro con un'umanità particolare, sofferta, estremamente dignitosa, un'umanità che in apparenza possiamo dire sia diversa, ma poi diversa da chi? Ma prima ci lasciamo per un brevissimo istante pubblicitario e voi restate con noi. Ed ecco, incontriamo i personaggi di Chiara e incontriamo Chiara soprattutto. Chiara che fa parte dei nostri gruppi di scrittura di Antescriptum e alla quale voglio subito dare il benvenuto e voglio subito chiedere cosa l'ha spinta a scrivere questa storia, questo racconto che ci leggerà. Grazie intanto per il tuo benvenuto, sono molto contenta di essere qui con te oggi. E da cosa è nato questo racconto? È nato dalla vita, dall'esperienza personale. Dal notare, osservare, vedere, rendersi conto che, come forse diceva anche la stessa Margaret Mazzantini, non esiste una sola vita, ma esistono tante ipotesi di vita e a volte certe ipotesi, che ci sembrano anche tremende, nascondono un sottobosco che sicuramente può essere amaro, ma non è manchevole, secondo me, di dare anche uno stupore, di riservarci delle sorprese. Perché noi a volte ci aspetteremmo che il mondo magari di un clochard, di un senza tetto, possa essere un mondo molto triste, molto abbandonato, e magari lo è veramente. Però ci sono delle persone che riescono a trasnudare una dignità ed una pienezza d'animo che a volte nelle persone normali, quelli che hanno avuto l'ipotesi A, quelli che hanno vissuto l'ipotesi A della propria vita, a volte non hanno. Bene, allora raccontaci il tuo "Ho incontrato un barbone". Prego, Chiara. Ho incontrato un barbone oggi sotto i portici a Milano e poi un altro qualche metro più sotto. Su un terzo ho quasi inciampato. Il quarto sembrava delirante per il freddo. Il quinto, sepolto sotto stracci caldi e sudici, sorrideva senza denti. E poi ce n'era un altro ancora e un altro. E un altro. Facevano capolino dietro gli orli dei cappotti, scansati a pelo dalle biciclette che viaggiano tra la folla. Alcuni erano italiani, credo, altri stranieri, presumo. Certi avevano la pelle color ebano, ma la maggior parte erano bianchi, di diversa età. Quasi tutti stavano seduti a terra, con un cane accanto ed una scritta messa nei pressi. Non ho un lavoro, aiuto, aiutatemi, non ho una casa, ho perso tutto. Qualcuno sa che fine ha fatto la mia famiglia? Ero qualcuno una volta, come te. La dignità mi è scivolata di dosso. Alcuni erano lerci, altri puliti ed ordinati. È una gara di concetto. Cosa attira di più l'attenzione? L'aria disperata o quella poetica da clochard? Qui ce n'è per tutti i gusti, un pezzo di sapone per ogni macchia della coscienza. Certuni avevano abbellito il proprio angolo con statuette ed oggettistica varia. Anche quella serve per vendersi un po' sotto i portici. Il cane più tenero o la scritta più convincente possono riempire la pancia oggi. Per domani, chi lo sa.
Un paio dormivano in sacchi a pelo abbozzati. Anche farsi vedere allo strano delle forze può creare appeal tra i viandanti. Molti non pensavano proprio più, indeboliti dal gelo. Alcuni preparavano il pasto per i cani. Uno di loro, vestito in maniera decorosa, in ginocchio, di spalle, pettinava il suo amico fedele. Era un cane nero, dall'aria buona e serena. Le spazzolate arrivavano ritmiche, sicure, delicate. Era un gesto paterno. Un altro se ne stava a carponi, riordinava con metodo le sue cose. C'erano delle calze, delle canottiere, sembravano pulite ed integre. Con grande cura ripiegava i lembi e, meticolosamente, metteva i capi in fila, pronti per essere accomodati in qualche borso zaino, invece che in un armadio. Uno dopo l'altro. Si snodava un sottobosco umano, accomunato solo dalla miseria. Pochi centimetri al di sotto del livello del passeggio, dove ci sono le fronde, dove passano gli altri. Viaggianti tra le vetrine più belle, inaccessibili come torri tra le mura. Oggi ho dato tutte le mie monete al primo senza tetto che ho incontrato sotto i portici. Ma me ne sono pentita, perché poi ne ho visto un altro che le meritava come il primo. E poi c'era quello che pettinava il pelo del cane, come se fossero i capelli di un figlio perso, o quello che riassettava in piccoli quadrati i suoi averi, come mattoni di una casa immaginaria. Avrei dovuto dare una monetina a ciascuno, senza cambiare la vita di nessuno. Ho attraversato in silenzio i portici, tra folla e manichini. Tutto era abbagliante, tutto era frastuono di lingue. Ma io saltavo tra un cono d'ombra ed un altro. Dietro ad ogni angolo ce n'era uno. Io ti ringrazio, Chiara, perché ho avvertito forte la tua commozione. E il tuo pezzo ci è arrivato dritto al cuore, perché è un'umanità veramente descritta con dovizia di particolari, ma con tantissimo cuore. Infatti vorrei chiederti, e te lo chiedo veramente con emozione, cosa ti ha spinto a descrivere questa umanità? Cosa hai voluto raccontare? Ho voluto dargli un volto, intanto, perché l'ho descritto nella storia, ma credo sia vita vissuta di tutti noi. Esistono questi due livelli, loro seduti a terra che creano un sottobosco umano e noi che passiamo veloci. Milano, per assurdo, forse è una realtà ancora più cacofonica rispetto a quella di Messina, perché lì c'è veramente il benessere totale, vetrine luminose, stiamo parlando del momento del il momento più bello dell'anno dove si vende, è la zona più bella di Milano. E sì, noi sappiamo c'è questo sottobosco, ma siamo presi dalla fretta, non gli diamo un volto, non gli diamo un'anima, tranne poche volte in cui magari abbiamo più tempo. E invece ho sentito la necessità di scriverlo, di non tenere quello che avevo visto per me, perché mi sembrava giusto, se non potevo dargli una voce, almeno dargli un volto. Almeno dargli un volto. Uno di loro, vestito in maniera decorosa, in ginocchio, di spalle, pettinava il suo amico fedele. Era un cane nero, dall'aria buona e serena. Le spazzolate arrivavano ritmiche, sicure, ma delicate. Un gesto paterno. Noi lo vediamo proprio, questo personaggio che Chiara descrive. Ci immaginiamo la scena, immaginiamo anche il cane. E poi ancora, il sottobosco umano accomunato solo dalla miseria. Pochi centimetri al di sotto del livello del passeggio, dove ci sono le fronde, dove passano gli altri, viaggianti tra le vetrine più belle, inaccessibili come torri fra le mura. Ecco, al termine di questo scritto, così intimo però anche così corale, cosa resta dentro di te dopo averlo comunicato, dopo averlo messo nero su bianco? Beh, sicuramente quando ho finito il testo, anche se mi rendo conto di non aver cambiato la vita di queste persone, però sento quantomeno di non essere rimasta indifferente alla loro situazione. Però c'è anche un forte senso di, e lo descrivo verso la fine del testo, c'è un forte senso di impotenza. Non sono problemi che risolvi dando la monetina di turno a quello che ti passa, quello che vedi a terra sul momento, che ti fa più tenerezza sul momento.
Perché in realtà non risolvi il problema, non gli cambi la vita, non cambi la vita a te stessa. Sono azioni che a volte facciamo per un moto di coscienza, magari anche azioni belle, però c'è una necessità, secondo me, di fare una riflessione molto più intensa, anche perché, ripeto, c'è un sottobosco molto, molto ricco. Non tutte le persone arrivano per strada per lo stesso motivo. Però questo non vuol dire che non ci possa essere un modo per cercare di recuperare queste vite. Recuperare non perché non facciano una vita, voglio dire, degna di essere vissuta, però comunque per dargli maggiori possibilità. Perché sono vite un po' invisibili. Sono vite un po' invisibili. E tecnicamente parlando, quanto la scrittura rende visibile? Questo è un omaggio, quello che tu hai fatto con questo tuo scritto, a questa umanità che diversamente non appare, quindi appunto è un'umanità invisibile. Quanto la scrittura ti permette di attingere dalla realtà e quanto tu la trasfiguri, oppure quanto invece sei veramente realista nella tua scrittura? Ma almeno in questo testo sono stata abbastanza realista. Cioè, le persone di cui ho parlato le ho incontrate veramente, esistevano veramente. E, ripeto, in alcuni non vedevo neanche la classica immagine del barbone. Molti erano italiani, molte erano persone che si vedeva, erano finite per strada per chissà quale scherzo del destino o gioco della vita. Quindi in questo caso non ho viaggiato molto, forse ho cercato di rendere il più possibile vivida l'immagine come l'ho vista io. Però l'arte in generale, non soltanto la scrittura, anche la pittura, anche per esempio nel caso che hai letto prima di Margaret Mazzantini con Zorro, che sì, c'è una scrittura alla base, ma è una scrittura teatrale, e dunque poi il marito ha realizzato effettivamente questo personaggio, dunque anche il teatro, cioè tutte le arti hanno come forse messaggio principale quello di portare in anteprima quello che spesso rimane dietro. Una volta era arte soltanto parlare del bello, soltanto il moltiplicare il bello. Oggi nel mondo moderno ci rendiamo conto che l'arte deve avere anche un ruolo di denuncia, cioè sì, portare certo, in avanti quelle immagini, quelle persone che sennò rimarrebbero un po' nell'ombra e dove in realtà poi c'è una grande ricchezza. L'arte è sempre un vaso comunicante. E l'ultima domanda che ti voglio fare è sempre relativa tecnicamente alla scrittura. Hai scritto subito? Cioè, hai fatto questa passeggiata, hai avuto questa immagine, hai ricevuto questa forte emozione e poi hai scritto immediatamente a caldo o poi successivamente, dopo una riflessione? Allora, una via di mezzo perché, come a volte capita per chi magari è abituato a scrivere, se non hai sul momento il modo di trascrivere quello che hai in mente, ti crei però delle immagini mentali, inizi a creare una sorta di discorso nel tuo pensiero. Quelle immagini che ho visto in questa occasione mi sono rimaste molto impresse, talmente impresse che ho capito che già si stavano formando in un racconto. E allora la prima occasione utile, cioè il giorno dopo, in treno, lo posso dire, in treno che avevo il mio computer, ero ferma, serena, ho trascritto quello che comunque già penso la mia immaginazione aveva messo insieme dalle immagini che avevo tratto. Dunque hai preso spunto dalla realtà. Sempre, non esiste creatività senza realtà. È bello sentire queste storie e sentire come nascono. A me emoziona sempre molto. Quando lavoriamo nei corsi di scrittura, io assisto in diretta a quello che è la creazione, a quello che è proprio il momento in cui, dopo un input iniziale, le persone scrivono. Ed è realmente una forte emozione, sia certamente per chi scrive, sia per chi ascolta, perché l'idea si forma. E nel formarsi prende vita su un foglio e poi diventa strumento di comunicazione. È veramente una comunicazione che io definisco perfetta. Voglio chiudere la puntata con il ricordo di un film che non ha avuto grande fortuna. Il film di Oren Moverman ed è stato portato in giro nel 2014. Non ha avuto, ripeto, un grandissimo successo, nonostante il protagonista fosse Richard Gere. È stata una pellicola presentata al Toronto International Film Festival e al Giffoni. E il film proprio si intitola Invisibili ed è la storia di un senza tetto rappresentato da Richard Gere, George, che vaga disperato tra le strade di New York prima di trovare riparo e asilo presso il più grande centro di accoglienza di Manhattan. Lui lo fa con la speranza di riallacciare i rapporti con la figlia che non vede da anni. E l'attore, nel periodo delle riprese del film, ha proprio vissuto come un senza tetto, si è girato per le strade di New York, non ha voluto essere riconosciuto e l'esperimento è riuscito alla grande, perché
noi, guardando il film, ci accorgiamo di questa visione proprio a 360 gradi nel mondo degli homeless newyorkesi, un po' come è accaduto a Chiara nella grande capitale europea Milano, in cui ha visto appunto con i suoi occhi questo sottobosco, questa umanità di questi homeless assolutamente italiani e non solo. Bene, io ringrazio la nostra ospite. Grazie a voi. Che ci ha comunicato questa forte emozione. Oggi davvero ci siamo emozionati e commossi. E ripeto l'invito, vedete, le tematiche sono diverse, sono disparate, sono quelle che voi desiderate comunicare, quindi si parte da un racconto, da una storia, da una riflessione, da un'esperienza personale e poi allacciamo tutto, facciamo un cerchio che comprende la lettura, la scrittura, anche il cinema. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle 21 con Mille e una storia e vi ricordo che per partecipare a questo programma con i vostri iscritti e anche come nel caso di Chiara con la vostra presenza non avete che da scrivere mille e una storia @tcftv.it e io aspetto le vostre scritture. Alla prossima puntata.